Andiamo a vedere nel dettaglio i servizi della sede di medicina della biblioteca. L'accesso e la consultazione in biblioteca è libero. A piano terra e al primo piano si trovano i libri, collocati secondo la CDD. Per il dettaglio, guarda le mappe. Le riviste dell'annata in corso sono a piano terra, mentre le annate precedenti si trovano nel magazzino, non accessibili al pubblico. Se hai bisogno delle riviste del magazzino, rivolgiti al banco prestiti. Alcuni libri hanno in allegato il CD. Se ne hai bisogno, chiedi al banco prestiti. I DVD si trovano sempre a piano terra, ma in un apposito espositore al centro della sala. La biblioteca mette a disposizione delle postazioni informatiche per accedere alle risorse elettroniche. Puoi usare i terminali per consultare l'OPAC o per scaricare un articolo, leggere un ebook o consultare una banca dati. Segnaliamo che la biblioteca è coperta dalla rete Wi-Fi. La biblioteca promuove l'accesso a distanza del nostro patrimonio. Vediamo le principali operazioni che si possono fare anche da casa. Innanzitutto si può entrare nel sito web della biblioteca per accedere alle risorse o semplicemente per trovare informazioni su servizi e novità. L'OPAC si può consultare da casa, non solo per controllare il nostro posseduto, ma anche per fare delle operazioni personalizzate. Puoi prenotare i libri in modo che vengano riservati a te. Se hai già in prestito un libro, puoi rinnovarlo, a meno che non sia stato prenotato da altri utenti. Dall'OPAC puoi anche richiedere articoli o libri non posseduti dalla nostra biblioteca. Sto parlando del servizio di fornitura articoli e il prestito interbibliotecario. Per accedere alla tua pagina personale dell'OPAC basta selezionare il login e autenticarsi con le credenziali della posta di Ateneo. Last but not least, da casa si può accedere a tutto il patrimonio della biblioteca in formato elettronico, banche dati, e-journal ed ebook. In biblioteca puoi fotocopiare i libri e gli articoli nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d'autore, che prevede di poter fotocopiare massimo il 15% dell'opera. Il servizio a pagamento. I soldi si caricano in una tessera ricaricabile. È possibile anche la stampa del materiale online, oppure di file personali depositati sulla chiavetta USB. In alternativa, si possono stampare gratuitamente, massimo 50 pagine al mese, nelle aule informatiche. Gli studenti possono prendere in prestito 5 libri contemporaneamente. I laureandi possono prendere fino a 8 libri. I libri non prestabili, invece, quelli riservati alla sola consultazione, possono essere presi in prestito nel weekend, prendendoli venerdì dopo le ore 16 e restituendoli entro le ore 10 del lunedì successivo. I DVD possono essere presi in prestito per 8 giorni. Il Document Delivery o servizio di fornitura di articoli ti serve quando hai bisogno di un articolo non posseduto dalla biblioteca. Puoi richiederne una copia via mail scrivendo a interbib-med-unimib.it. O entrando nell'OPAC e selezionando il form Fornitura articoli, oppure puoi rivolgerti direttamente ai bibliotecari. Puoi fare 10 richieste alla volta. Quando il documento sarà arrivato, riceverai una mail di avviso che l'articolo è pronto per essere ritirato. Questo servizio è particolarmente usato ed utile per i laureandi. Il prestito interbibliotecario ti serve quando hai bisogno di un libro non posseduto dalla biblioteca. Puoi richiederlo con le stesse modalità del Document Delivery, quindi puoi scrivere una mail all'indirizzo interbib-med-unimib.it, oppure puoi entrare nell'OPAC e selezionare il form dedicato che si chiama Prestito Interbibliotecario, oppure puoi rivolgerti direttamente ai bibliotecari. Puoi fare 10 richieste contemporaneamente. Il numero 10 è comprensivo tra il prestito interbibliotecario e il Document Delivery. L'ultimo servizio di cui volevo parlarvi è l'Information Literacy, o formazione degli utenti. La biblioteca svolge varie attività di orientamento, informazione e formazione degli utenti. Online trovi anche Biblio e Learning, uno spazio della biblioteca per
dedicato alla formazione online.